villaggio, altro momento, punto di riferimento importante per la tua vita. Vediamo, c'è stato anche un omaggio al grande Paolo Villaggio, un omaggio a Fantozzi da parte tua. Lei venghi qua, no, va di là e si muovi. Se il cartellino non timbrerò, se il direttore contraingegner si vede sua santità, c'è di me quello che vuol. Pina, portameli al dente! Voi eravate molto amici con Paolo, vero? Con Maura. Sì, sì. Un altro personaggio della mia vita che è stato molto importante anche Paolo, perché io sono arrivata in sostituzione a un'altra attrice che faceva, sono arrivata al terzo Fantozzi e poi sono rimasta. La signora Pina. È vero che una sera tu sei andata a cena a casa di Paolo e ti ha aperto la cameriera, sì, e ha detto a Maura, la moglie, la padrona di casa, la moglie, sì, di Paolo: signora, c'è la moglie di suo marito. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Vediamo questa scena proprio da Fantozzi contro tutti. Devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh? Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Può essere la svolta decisiva, no, della partita. Ugo, ti prego. Rigore contro l'Italia. Veramente importante. Rigore contro l'Italia. Si prepara a contrastare il Ugo, so, non puoi immaginare come sia importante. Ecco che prende la ricorsa, Ugo, parte il tiro, io voglio... parato, 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 oh, sulla sinistra di Zoff. Tom Kempes, parato. E sullo slancio del, e adesso ascolta. Zoff. È veramente importante, Ugo. Avanti ancora. Allora, ti concedo 20 secondi di udienza, di... passarella che lo mette a terra, calcio di punizione in favore degli azzurri. Avanti. Mi sono innamorata di un altro uomo. Vabbè, ora hai detto, e vai, vai che c'è la partita. Quello è un personaggio proprio, no? Che nell'immaginario, tu ormai sei Pina, la moglie di Paolo, di Fantozzi. Sì, sono Pina Villaggio, sono Pina Vukotic, sono diventata Pina comunque. Ti divertivi a girare con lui? Erano... Ma divertire no, avevo un grande piacere, perché Paolo era un uomo talmente fantastico nel senso vero della parola, che c'era sempre da trasformarsi in un'altra cosa. E, vabbè, poi c'era questo fatto che lui mi ha subito detto, appena ci siamo incontrati, di non farmi illusioni, che non bisognava avere velleità di femminilità, perché noi siamo dei cartoni animati, siamo delle specie di marionette. Allora, su questo, a partire da lì, era molto divertente. Ti ricordi quando siete venuti da me a Domenica In? Come no? 2002. Non potevo dimenticare. Milena. Vediamo insieme, ne sono riuscita ad avere un pezzettino. Ah. Buongiorno, Fantozzi, venga! Piacere, signora Pina. Ma che bella sorpresa, venga, venga. Scusi Fantozzi, ma qui che si è portato? È la colazione. Portate la colazione. Un panino. Sì, sono riuscita a avere i biglietti per Domenica In. Sa, noi guardiamo sempre
la televisione. Sì. E in più Ugo a me piace, l'ammira tanto. E grazie, allora grazie, sono contenta, grazie, perché lui ha bisogno. Grazie, grazie. Come sta la vostra Mariangela? È bellissima, guardi. Sì. Non è perché è figlia nostra, ma è proprio ma bellissima. Ma come mai non me l'avete portata? Io sarei stata molto felice nel vedere qui anche la vostra Mariangela. Non l'hanno fatta entrare. Perché c'è la nipotina. Bei momenti, bei ricordi. Sì, sì. Bisogna quali ricordarsi dei bei momenti. Sì. Tu hai fatto da poco il tuo compleanno, il 23, vero? Mi pare. Sì. 23. Tanti auguri in ritardo. Grazie, Elena. Grazie. Cioè, un momento comunque bellissimo per me. E ti ringrazio di avermi ospitato. Ma qua, che mi fai sentire importante. Sei importante. Sì, sì. Perché guarda, uno può essere anche molto importante, no, per quello che fa, un grande artista, e tu lo sei, l'hai sempre dimostrato. Però secondo me poi si è importanti quando nella vita si è grandi, e tu sei una grande donna, cara Milena. Sì, per tutta, grazie, quella che è stata la tua vita, per come ti rapporti con gli altri. Io quando penso a te penso davvero a una persona molto, molto speciale, molto dolce, molto umile, molto carina. Non ti voglio dire di più perché sennò sì, sono già ci commuoviamo abbastanza tutte e due. Grazie infinite. Però posso dire la tua età, l'hanno detta ieri sera, sì. Qualcuno ha detto ma qualcuno poi ha detto sì, però ti muovi un po', ripeti, 84 anni Milena, 84 anni.